Difficile dimenticare lo scampanellio di quelle risate, le loro espressioni e le gestualità in grado di magnetizzare gli spettatori. A loro, alle attrici baresi Mariolina De Fano e Rachele Viggiano, che sui palcoscenici ci hanno lasciato l'anima, il Comune di Bari ha scelto di intitolare due palchi del Teatro Piccinni, che avvolgono in un abbraccio il palco reale. Assenze che il mondo della recitazione e della cultura barese faticano ancora ad accettare. Comunque una testa di bambina, proprio una anziana, ma con il cervello di una quindicenne, quindi era proprio folle, quindi avrebbe potuto dare tantissimo. Ovviamente Rachele, diciamo ancora di più, perché l'abbiamo persa giovanissima. Festa delle donne e quindi festa anche di Rachele, che però se n'è scappata in cielo troppo presto, aveva 52 anni. Io credo che sia una cosa dovuta, una donna che ha dato veramente la vita per il teatro popolare e non solo, perché sappiamo che Mariolina a livello nazionale ha fatto anche le sue performance con grande successo. Poi io è inutile, mi emoziono parlare di Mariolina, davvero. È vero, non c'è più, ma ci sono tanti altri suoi ex allievi che sono diventati attori professionisti. Non possiamo dimenticare due donne come Mariolina De Fano e Rachele Viggiano, che hanno rappresentato un po' l'identità culturale della nostra storia, generosamente attraverso anche la formazione che Rachele Viggiano con la scuola della sua compagna Tiberio Fiorilli rappresentava, e anche Mariolina De Fano con Nicola Pignataro, con tutte e tutti i colleghi